Salve a tutti e buon venerdì! Concludiamo questa prima settimana settembrina con le anticipazioni di Daydreamer. Non dimenticatevi che lunedì 7 settembre la serie andrà in onda alle 21.30 circa su Canale 5 e poi un secondo appuntamento ci attende sabato 12 alle ore 14.10. Con il ritorno di Uomini e Donne, Daydreamer non potrà più andare in onda tutti i giorni, come è successo durante l'estate, ma seguirà una programmazione diversa. Bene, detto questo, vediamo cosa succederà nelle prossime puntate. Come sicuramente già sapete, Emre avrà un terribile incidente, dal quale fortunatamente ne uscirà vivo. Non tutti i mali però vengono a nuocere. Il giovane infatti approfitterà di questa situazione per avere un chiarimento con suo fratello Jan, visto che trascorrerà un periodo di convalescenza insieme a lui. Peccato però che Emre non la racconta proprio giusta, visto che continua ad avere dei contatti con Aileen. Ma non è tutto. Il fratello di Jan, sempre in segreto, sente anche sua madre che gli dà alcune direttive. Sanem ha capito che Emre sta ingannando suo fratello e ne parla con Leila, la quale le consiglia di raccontare tutto a Jan e di non tenersi le cose per sé. La ragazza accetta il consiglio di sua sorella e corre da Jan, al quale dice di aver scoperto che Emre sapeva benissimo che Aileen li stava spiando. È stato lui infatti a togliere la palla di neve con la telecamera nascosta. Jan sorprende Sanem rispondendole che sa già tutto. A raccontarglielo è stato Emre stesso che gli ha confessato ogni cosa. Peccato però che il fotografo non sappia che quella di suo fratello è pura strategia. Emre continua a giocarsi la carta del bravo ragazzo e arriva pure ad invitare a cena Leila. Intanto però in segreto vede Aileen, alla quale fa promesse molto strane, nonostante continui a dire di odiarla. All'agenzia di Viz si consuma una vera e propria scenata di gelosia. Arrivano dei modelli per lavorare ad una campagna pubblicitaria e tra di loro c'è un ex compagno di scuola di Sanem. I due quando si vedono si salutano calorosamente, scambiandosi baci e abbracci. Jan guarda la scena da lontano e non sembra gradire per niente ciò che vede, così raggiunge Sanem e il suo amico e tenta di separarli in qualsiasi modo. È chiaro che è gelosissima, che non sopporta che la sua amica speciale, così si definiscono, abbia contatti con altri ragazzi. In seguito, Jan e Sanem si dedicano alle lezioni di guida. La giovane infatti deve imparare ad andare in motorino. Chi meglio del Divit può insegnarle come si fa? La scena sarà super esilarante. Grazie a Jan, Macbeth riesce ad aprire la libreria che tanto sognava nel suo quartiere. Per inaugurarla organizza una grande festa, alla quale prendono parte entrambi i fratelli Divit con Sanem e Leila. La gente inizia a mormorare, tra i ragazzi infatti c'è una grande intesa. Jan fa trovare una sorpresa a Sanem. Tra i libri c'è uno dedicato alle Galapagos, con una stupenda dedica d'amore. La ragazza resta a bocca aperta. I due fratelli tornano a casa, il clima è sereno, tutti i rancori sembrano essere stati messi da parte. Jan parla d'amore con Emre, il quale gli confessa di essere molto attratto da Leila. Secondo Jan, la sorella di Sanem è perfetta per lui, una ragazza buona, molto intelligente e lavoratrice. Rimane solo da capire se Emre sia sincero oppure no. A dire il vero, quando passa del tempo con Leila, appare sempre rilassato e felice, sicuramente il contrario di quando lo vediamo con Aileen. Macbeth, dopo aver ascoltato vari pettegolezzi sulle sue figlie, decide di prendere il toro a due mani. La donna si reca da Sanem e gentilmente le chiede di spiegarle cosa sta succedendo a lei e a Jan e a Leila ed Emre. Sanem prova a nascondere i suoi sentimenti per Jan, ma non ci riesce. Sua madre infatti sa leggerla negli occhi ed ha capito che si è innamorata di lui. Poi accenna a Leila ed Emre e le fa intendere che sì, qualcosa c'è, ma i due non stanno insieme. Macbeth capisce ciò che sua figlia prova, le dice che Jan le piace, probabilmente il suo preferito, ma Emre non tanto. Le sembra un ragazzo furbo che può far soffrire Leila. La donna però, in generale, pensa che i fratelli di Vit non siano fatti per le sue figlie perché provengono da due mondi troppo diversi. Bene, per oggi è tutto con le anticipazioni di Daydreamer, Le ali del sogno. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima!